That's it. That's it. Dopo l'elezione per certi versi drammatica della seconda carica dello Stato con Ignazio Larusse eletto a presiedere il Senato senza i voti di Forza Italia, il centrodestra ritrova compattezza sulla figura di Lorenzo Fontana come presidente della Camera, la terza più importante figura dello Stato dopo il presidente della Repubblica. Veneto di nascita, classe 1980 con una passione per l'Ellas e tre lauree, scienze politiche, storia contemporanea e filosofia. Un Militanza nella Lega fin da aveva militanza Lega a fianco di Tosi, prima Zaia poi ora strettamente legato a Matteo Salvini, vice del del Esteri, con con e la Una che dagli scranni di consigliere a lo ha portato prima all'Europarlamento per due legislature e poi alla Camera, dove è stato anche vicepresidente per un periodo e infine anche ministro prima della famiglia e poi agli affari europei del primo governo Conte. E proprio le sue posizioni sulla difesa della famiglia tradizionale e delle radici cristiane del nostro paese e su Putin gli sono valse l'appellativo di ultracattolico e le critiche feroci dei movimenti LGBT, tanto che poco prima dell'elezione nell'aula di Palazzo Mondecitorio è apparso un eloquente striscione la cui paternità è attribuita ad una pattuglia di conterranei ma della sinistra con i veneti Alessandro Zan e Rachele Scarpa e la Trentina Sara Ferrari. Una provocazione per loro la candidatura di Fontana, così come tale era apparsa anche la candidatura di La Russa al Senato per la sua storia politica. Ma proprio la scelta di mettere due figure che nel governo sarebbero apparse conflittuali in posizioni che rappresentano l'intero paese potrebbe invece favorire, è stato detto da molti analisti, una pacificazione nazionale su temi che sono i più divisivi nella storia della Repubblica. La presa di distanza definitiva dalla storia dell'Italia fascista e i diritti civili, superando gli opposti fronti per superare anche gli scogli che finora hanno bloccato il dialogo su questi temi. E chissà che l'uomo della pacificazione tra le due leghe, la Veneta e la Lombarda, ora più salviniano che mai, non riesca a compiere anche l'impresa più difficile, far tornare in aula un clima più costruttivo in vista di un periodo che per il popolo italiano non sarà certo facile.